Bentrovati, puntata esclusivamente dedicata al calcio, o lo stato di salute del calcio netino, ma anche quello delle città vicine. Ad ospitarci Emily's Wine, l'enoteca di via Rocco Pirri, ospite per parlare di questi argomenti legati al calcio, Ottavio Gintoli, esperto del calcio locale. Parleremo del Noto, parleremo della rinascita netina, parleremo dell'Avola, del Pachino, del Portopalo, quindi di tutti i centri che ruotano attorno alla città di Noto, senza dimenticare proprio l'obiettivo principale, lo stato di salute del calcio netino. Ben trovato. Grazie direttore, salve, e grazie anche per avermi definito esperto di calcio. No, ma lo sei assolutamente. Abbiamo trascorsi in comune 11 lunghi anni di trasmissione. E io partirei proprio dallo stato di salute del calcio locale netino, partendo dal Noto. È un ricordo, un dolce ricordo che si allontana sempre di più, quello del Noto quando militava in Serie D, eppure non sono passati decenni. Appartiene proprio a questo decennio la presenza del Noto Calcio, l'ultimo anno, il 2015-2016, poi con una salvezza acquisita in campo, anche con l'ultimo anno fu lo spareggio col Tiger Blolo, deciso dal gol di Caci ai supplementari. Perfetto, e quindi oggi ci ritroviamo con una squadra che ancora non sappiamo nemmeno se è stata iscritta, se sarà iscritta e dove militerà. Non certo in promozione, non certo in prima categoria. Sì, direttore, perché nei giorni scorsi è stato ufficializzato il girone F, salute direttore, è stato ufficializzato il girone F della prima categoria, in cui una ci sarà, ma purtroppo non è il nostro Noto, lo chiamiamo così. Ci sarà in compenso la nostra rinascita netina. Sai perché ho scelto questo moscato? Proprio per renderci la bocca dolce, visto l'amarezza che ci viene dal calcio, quegli interi pomeriggi trascorsi al campo sportivo, nella lunghe sala domeniche stampa, pomeriggio, e poi lunedì sera con le trasmissioni di calcio, oggi ce li telefoniamo i risultati tra di noi. Sì, direttore, il Noto dovrebbe ripartire da una seconda categoria, quanto potrebbe essere la notizia del momento, perché, ripeto, in prima categoria non c'è stato spazio per il Noto. C'è anche un comunicato della Lega in cui spiega che il Noto aveva fatto domanda di iscrizione, però erano state sollevate delle situazioni da risolvere, delle situazioni debitorie, che non hanno permesso al Noto di ritrovarsi nel girone F di prima categoria. Ci sarà la rinascita cittadina, che in compenso ha beneficiato del ripescaggio, perché era scesa dalla prima categoria l'anno scorso, aveva perso il triangolare dei playout e adesso si ritrova qui a disputare, a difendere, ad essere la prima squadra della città, della nostra città, della città barocca. Confermato l'allenatore Salvo Fusca, aspettiamo di conoscere qualche movimento di mercato, anche perché tanti giocatori che avevano dato precedenza, diciamo così, al rinnovo col Noto, anche se parlare di rinnovo è un po' esagerato in queste categorie, qualcuno potrebbe passare dalla parte del la rinascita. Ora aspettiamo di vedere, di conoscere anche quali saranno i primi impegni. Sicuramente la rinascita parte da un nucleo forte del passato, i vari Sessa, Incatasciato, quindi c'è anche un pizzico di esperienza e di continuità, però poi giustamente sarà il campo a dare i risultati, a dare i verdetti. E visto, dicevi bene, che la rinascita netina è la prima squadra di Noto, diciamo anche che proprio in questi giorni si è consumato un evento importante che poi vede questa affiliazione della rinascita netina con la SPAL, che è una squadra che milita in Serie A. Ma ecco, Noto non gode buona salute dal punto di vista calcistico, ma nemmeno la vicina Avola.
Sì, purtroppo anche l'Avola, che l'anno scorso militava in prima categoria con noi e con anche il Rinascita, Portovale, diciamo con un girone molto vicino alla zona sud, anzi formato da tante squadre della zona sud o addirittura della diocesi, perché poi c'era anche Scigli, c'era la Virtus Ispica, anche l'Avola ha avuto difficoltà e nemmeno lei è ai nastri di partenza della prima categoria. Non so se anche loro hanno intenzione di ripartire dalla seconda categoria. Questo lo scopriremo più là, perché comunque da Palermo hanno rinviato il giorno di compilazione dei calendari, o meglio dei gironi di seconda categoria, probabilmente proprio per dare tempo alle società che vogliono riorganizzarsi, anche se tempo ce n'è stato perché siamo ormai a metà settembre, di vagliare la possibilità appunto di ripartire dalla seconda categoria, che in provincia di Siracusa è l'ultima categoria, non c'è la terza categoria, quindi si ripartirebbe dal piano più basso. E poi è anche ufficiale oramai la notizia di qualche giorno fa del ripescaggio del Pachino. Il Pachino militerà, giocherà quest'anno, disputerà il campionato di prima categoria. Sì, il Pachino l'anno scorso era in seconda categoria, quindi non è stato retrocesso, diciamo, ha mancato soltanto l'accesso alla prima categoria, ha presentato domanda di ripescaggio e ritorna in prima categoria dopo un paio di anni, adesso non ricordo di preciso. È un girone abbastanza misto, c'è qualche siracusana perché abbiamo il Portopalo che nella sua continua, scusando il gioco di parole, a restare in prima categoria, ci sono tanti netini, tra l'altro anche l'allenatore, il nostro Baldino Felice, ex capitano del Noto, c'è il Canicattini allenato da un altro ex Noto, Andrea Randazzo, però c'è anche qualche trasferta un po' ostica, soprattutto logisticamente parlando, perché bisogna andare a Sancono, c'è l'altra squadra di Santa Croce, c'è il Ragusa, c'è il Mazzarrone, che è così a memoria, pensando a come è andato il campionato dell'anno scorso, potrebbe essere la favorita da battere. Però, ripeto, sarà sempre il campo, aspettiamo gli impegni, il tempo. Alziamo un po' il tiro, però diciamo che anche il Siracusa ha problemi, ma oggi le squadre che noi dobbiamo necessariamente ricordare per l'impegno che è la costanza che portano avanti da anni, il Palazzola e il Rosolini. Palazzola e Rosolini sono sicuramente due realtà belle, simpatiche da elogiare per gli sforzi con cui riescono comunque ad andare avanti e a mantenere le categorie. Il Rosolini è un piccolo miracolo sportivo, veramente dobbiamo soltanto fare i complimenti al presidente Errante, che ogni anno riesce ad allestire una squadra che nonostante le difficoltà riesce a salvarsi in eccellenza. C'è veramente un bell'ambiente. Il Palazzolo è già una realtà un po' più affermata, milita anch'esso in eccellenza, però ha trascorsi in Serie D, trascorsi importanti. Guardo un attimino più avanti, penso al Siracusa, il Siracusa era Lega Pro Serie C e sta ripartendo dalla promozione, e guardo ancora più avanti, vado al capoluogo, vado a Palermo, perché è vero che il Palermo sta partendo dalla Serie D, però penso a quanti giocatori hanno vestito la maglia del Noto e penso a quel Luca Ficarotta, che è stato uno dei giocatori probabilmente tra i più talentuosi con quel suo sinistro a Noto, adesso ha accettato di vestire la maglia del suo Palermo. Quindi vero è che il calcio è combinato male a Noto, il Noto è combinato un po' male, però ogni lunedì quando apriamo il giornale troviamo dei riferimenti che purtroppo ci portano al passato e ci fanno ricordare delle cose calcistiche. Abbiamo fatto questa carrellata esaminando tutti i vari centri importanti della Sicilia che si trovano a registrare questo forte handicap, ma secondo te a cosa è dovuto? Ma probabilmente, direttore, in questo momento c'è poca voglia di investire sul calcio, perché comunque oggettivamente è un investimento che non ha grandi ritorni, quindi chi non lo fa per passione ci pensa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte, e se non si trova un presidente passionale, chiamiamolo così, come può essere la famiglia Errante, parlo al plurale ovviamente, è difficile riuscire a dare continuità ad un progetto calcistico, soprattutto in un contesto del genere, dove è veramente difficile riuscire a tenere determinati costi, determinate spese, perché non è semplice, le trasferte costano, e riuscire a trovare qualche calciatore in più per alzare il livello, non sempre ci sono le generazioni forti a cui tu basta che aggiungi qualche giocatore e riesci a tenere la categoria, c'è bisogno magari di andare a fare su una rosa di 23-24 giocatori, 15 devono arrivare da fuori, già sono delle spese, se non hai come sostenere queste spese inevitabilmente rischi ogni anno di retrocedere, e una volta che retrocedi
non so fino a quando il gioco varrà la candela. Ottavio, ho visto i risultati, con quanta e quale passione i tifosi seguiranno le squadre delle proprie città? Non lo so, direttore, questo bisogna aspettare le prime giornate di campionato, perché è vero che c'è tanta delusione in tutte le città che hanno perso le categorie importanti, però è anche vero che andare allo stadio e seguire la squadra della propria città diventa una cosa bella, simpatica, oltre il semplice passatempo. Grazie Ottavo, stemperiamo questa amarezza con un qualcosa di dolce. Ringrazio Ottavio Gintoli, esperto del calcio del nostro territorio, ringrazio Emilis Wine per l'ospitalità, a tutti voi l'appuntamento è per domani.